Sono precisamente le 8:40 del mattino e oggi vi porto con me al lavoro, cioè oggi ho uno shooting a Chiba, quindi piuttosto lontano da Tokyo. Ci ho messo ben 1:40 di treno, ma alla fine sono quasi arrivata allo studio fotografico e visto che queste uscite da Tokyo non sono molte, colgo l'occasione per fare questo video, così vi mostro un po' questo backstage del modeling, non è sempre rose e fiori. Ecco, il sole c'è, però oggi sarò rinchiusa in uno studio fotografico, quindi sarò piuttosto incoerente del tempo che ci sarà fuori, anche se a quanto vedo è bello oggi, ma domani che sono libera piove. Praticamente c'è il nulla, nel senso che ci sta solo il minimo necessario e poi appunto abitazioni. E sto camminando praticamente quasi da sola in questa strada, meglio così per il video. Sono quasi arrivata, lì è lo studio fotografico, il palazzo con l'insegna verde. Let's go! Sono qua, il hair e makeup è stato fatto, molto come al solito natural. Sto aspettando il mio turno, nel frattempo leggo. Questa è la mia borsa che ho portato oggi al lavoro, abbastanza grande, e dentro ci stanno 800 milioni di cose. La borsa ho AirPods, come abbiamo già detto il libro, la mia bellissima bottiglia di Starbucks che ho comprato a Milano, con dentro cosa? L'acqua, alcol per pulirmi le mani, fazzoletti giapponesi, sottolineo giapponesi perché li vedete che sono super minuscoli, il mio bellissimo handkerchief Lacoste, in Giappone molto frequente usarlo, chi ha visto il video precedente sa benissimo di cosa sto parlando, questa bellissima borsetta di Muji con dentro tutti i miei viveri. Ho Calbis, bevanda al latte giapponese, molto buona, un pacchetto di Pringles, non lo diciamo a nessuno, dei Pritz, snack giapponese salato molto consigliato, preferisco la versione al pomodoro, dei pochi originali perché sono imbustati uno ad uno, di Nagano, dove appunto l'uva è molto famosa, paninetto all'uva passa. La mia borsa, portafoglio argentato, che mi piacciono le cose argentate, altro portafoglietto, questo solo per le monetine, guardate che bello, ragazzi, con dentro di solito metto crema delle mani, lucidalabbra Dior, un correttore, un rossetto della MAC, questo il mio collirio per gli occhi perché quando l'aria è secca io con le lenti a contatto muoio, necessarissimo, bustina arancione con dentro appunto cavo, batteria per il cellulare portatile, penna immancabilmente argentata e un block notice, diciamo, che ho comprato alla mostra di Van Gogh qualche anno fa, e ha i foglietti dorati di casa, il mio astuccetto con dentifricio e spazzolino, mini astuccetto dove metto gli accessori perché ultimamente mi sono stufata di metterli sul tavolo, che a volte li perdo, non li vedo, non so che, e quindi qua dentro ci metto gli orecchini, piercing, braccialetti, elastici, così non mi perdo niente. Comunque per gli shooting bisogna togliersi tutti gli accessori di solito. Questo insieme al mio nuovo ciondolino bellissimo, questo è un altro ciondolino Barba Papà che si illumina, e questo vi chiederete cos'è, è un portapillole, ma che pillole? Allora vi dico soltanto che sono dei digestivi, e in giapponese appunto si chiamano jintan,
e sono a base di erbe, aiutano a digerire, come il brioche. Questo gintan aiuta anche in generale per mal di testa, giramenti di testa, nausea o appunto difficoltà a digerire, questi pallini. Questo è un po' tutto quello che ho nella borsa. Speriamo bene, speriamo di finire all'orario previsto, che è per le 7 di sera. Ok, è finito lo shooting. Sono le 6 e un quarto del pomeriggio. Come al solito è buio questo fuori. Abbiamo finito un'oretta prima del previsto, quindi... E adesso me ne torno a casa. Tra un'ora e mezza arriverò. È stata una giornata non troppo intensa, ho vissuto i shooting molto più faticosi, quindi super felice visto che sono ancora abbastanza energetica. Era appunto uno shooting per un catalogo di uniformi. Questo è tutto per oggi, ci rivediamo nel prossimo vlog di Tokyo. Ciao!